Amici di EA Sports, un saluto da Piero Gepardo, mettetevi comodi. È un grande appuntamento quello di oggi, in scena la finale della UEFA Europa Conference League, ultimo atto di una competizione che ci ha regalato enorme spettacolo. Con me, come sempre, c'è Lele Adani, protagonista del match di oggi, Feyenoord e Tottenham. Questa finale rappresenta il giusto premio per quanto fatto vedere dalle due squadre in questa UEFA Europa Conference League. Ora Pierre devono lasciarsi tutto alle spalle e pensare solo a dare il massimo in campo. Le finali sono partite speciali che sfuggono ogni pronostico, sfide nelle quali spesso le motivazioni, arrivo a dirti che contano più della tecnica, della tattica. Vedremo se sarà così anche stavolta. Spurs che da anni sono nella parte alta della Premier, ma che faticano a inserirsi nella lotta per il titolo nonostante la rosa sia di tutto rispetto. Questa squadra ha un potenziale enorme, ma a volte tende a evaporare sul più bello. Devono apprendere ad essere più cinici e sostanziosi nelle sfide che contano, troppi punti lasciati per strada e spesso anche contro avversari sulla carta inferiori. La grafica ci mostra la formazione con cui scendono in campo oggi. 4-3-3 classico, il loro modulo di partenza, con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. Tecnico degli Spurs che si affida a questi giocatori. In porta Lloris, il campione del mondo. Heung-min Son insieme a Lucas Moura in posizione di ala, una sola punta Harry Kane a fare sportellate con i difensori. Si fa sul serio, è iniziata la finale della UEFA Europa Conference League. Heung-min Son, Harry Kane, buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Buon recupero del pallone, possono ripartire. È tra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere altrimenti. È un finalizzatore nato, Pierre. Il gol è parte del suo DNA. Basta concedergli un metro e ti punisce, perché l'istinto lo porta a trovare sempre la posizione migliore per battere a rete. Esagera qui e regala la rimessa. Højbjerg. Emerson. Attacca il Tottenham in zona interessante. Højbjerg. Linsen capisce tutto e riconquista palla. Højbjerg, il tocco per Son, ottimo il tackle qui. Arkun Kakcu. Cerca il filtrante per aprire la difesa. 1-0, il gol che apre le marcature in questa finale. Un solo gol è troppo poco per pensare di averla già chiusa, eh? Però era importante rompere il ghiaccio. Questa è l'immagine del gol ripresa da un'altra angolazione. È andato al tiro dopo un efficace 1-2. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Si fa largo della tre quarti avversaria. Lucas. Ecco Reguilon. Heung-min Son. Lo ferma ma non controlla.
Linsen. Torstra. Lo vede. C'è spazio, attenzione. Palla che finisce in corner. La mette in area. Intervento così, così, attenzione. Deve sfruttare questa occasione. E c'è il gol. Adesso sono due le reti di vantaggio con i tifosi che già sognano la Coppa. Ecco il replay dell'azione che ha portato il gol. Hanno ubriacato la retroguardia avversaria con questo fraseggio prolungato. Non impeccabile il portiere in questa occasione. Si è fatto infilare lì sul suo palo. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Højbjerg. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. Palla recuperata, azione interrotta. Dele Alli. Attacca il Tottenham in zona interessante. Lucas Moura. Gioco fermo e gol annullato per fuorigioco. Credo sapesse benissimo di trovarsi oltre l'ultimo difensore. La prima cosa che ha fatto dopo aver segnato è stata voltarsi verso l'assistente. Efficace con il tacco. Torstra. Intervento ruvido ma corretto. Brutta gestione del pallone. Possibilità di contropiede. Prova il blitz in avanti. Può effettuare il cross. Attenzione, occasione. Non si fermano più. Eccolo, il gol del più 3. La festa si avvicina. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. L'ha messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. È una partita a senso unico, davvero. Ecco Son. Occhio a Dele Alli. Harry Kane. Lucas. Emerson. Occhio al cross. Dele Alli. È un Minson. C'è la ribattuta. E c'è la rete. Divario ancora consistente, ma attenzione. Replay che ci mostra l'azione del gol giunto al termine di una fitta rete di passaggi. Nulla da fare poi per il portiere sulla deviazione aerea di Kane. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Provano a creare gli spazi. Difensore che ferma tutto, sfuma il tentativo avversario. C'è la possibilità della ripartenza. Difesa lenta a rientrare, ripartenza che può essere pericolosa. Buona qui la verticalizzazione. Si fa trovare al posto giusto e riceve. E c'è il gol! Attenzione, perché si sta profilando una rimonta possibile adesso. Avrebbe del clamoroso. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio sbarcante da cui è scaturito il gol. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Provano a salire.
recuperano il possesso interrompendo un'azione che stava diventando pericolosa. Difesa scoperta, spazio per andare. È un Minson, prova a sfruttare bene il campo e non sbaglia. Hanno trovato il gol del pari, finale che torna in perfetto equilibrio. Perché non si sono arresi dopo lo svantaggio, hanno continuato ad attaccare, i loro sforzi sono stati premiati. È scattato tempo sul suggerimento profondo del compagno e anche il replay dimostra che era in gioco. È arrivato come un treno sul pallone e non ha avuto problemi a metterla dentro. Termina qui la prima frazione appassionante, degna di una finale, quella della UEFA Euro. Si fa su. Secondo tempo della finale di UEFA Europa Conference League che ha avuto inizio. Non hanno fretta di affondare. Nulla rifatto, palla persa. Højbjerg. Servito Kane. Højbjerg. Dele Alli. Splendido intervento difensivo. Linsen. Possibilità di contravere, attenzione. Occhio perché possono passare in vantaggio. Superiorist, fallo e arriva il calcio di rigore. L'arbitro tira fuori anche il cartellino giallo. Hanno l'occasione per tornare in vantaggio, vediamo se la sfruttano. Niente da fare per il portiere. E rivediamo il calcio di rigore di poco fa, trasformazione impeccabile. Ha guardato il portiere negli occhi fino all'ultimo e l'ha spiazzato. Un match che non finisce di stupirci, 4-3 dopo questo gol. Reguilón. Occhio a Dele Alli. Højbjerg. Serve Lucas Moura. Emerson Leite. Attentissimo, situazione che era complicata. I numeri sul possesso palla evidenziano una certa difficoltà della squadra di casa a sfruttare il fattore campo. La dimostrazione di come nel calcio a volte i numeri lasciano il tempo che trovano, Pier. Vanno saputi analizzare, non basta tener palla. Alla fine quello che conta è buttarla dentro e loro l'hanno fatto. Tocco di ritorno. Impostano con calma, non hanno fretta di accelerare. Occasione! Palla pericolosa, bravissimo qui. Ecco Son. Dele Alli. Lucas Moura. Palla ribattuta ma non è finita. Può tirare un sospiro di sollievo. Qui il portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla conclusione di prima. Questa è stata più agevole. Tutta la squadra avversaria era già pronta ad esultare. Non devono averla presa bene. Torstra. Brutta gestione del pallone. Ha sbagliato completamente la misura del passaggio, palla fuori. C'è la sostituzione per dare energie e forze fresche in questa gara. Arkun Kakcu. Senesi. Torstra. Nelson. Giro palla, caccia nel varco giusto.
Linsen. Ottima visione di gioco qui. Attento a qui il portiere che dice di no. Si mette bene sulla traiettoria. Harry Kane. Ottima lettura difensiva. Torstra. C'è spazio sulla tre quarti avversaria. Può colpire da lì. Si portano sul doppio vantaggio. Sembrano avere la finale davvero in pugno, anche se manca ancora molto ed è meglio mantenere alta la concentrazione. La messa dentro da pochi metri. Portiere non poteva intervenire qui. Hanno concesso troppo spazio, sono stati puniti. Non capita spesso di vedere 8 gol nella stessa partita. Oggi è così. 5-3 il punteggio. Lo Celso. Il tocco per Son. Attacca il Tottenham in zona interessante. A tempo e spazio per il cross. Reguilon. Kane. Lucas Moura. Palla toccata in out, sarà calcio d'angolo. Ecco la sostituzione degli Spurs. Pallone in mezzo. E c'è il gol, attenzione, che adesso riapre tutto in questo finale di gara. Rivediamo il corner dal quale è scaturito il gol, eccolo. Nulla da fare poi per il portiere sulla deviazione aerea di Kane. Un match pazzesco, ricco di gol, 5-4. Recupera la palla con un buon intervento. Occhio a Kane. Non può fallire, attenzione. La risposta, ma non è finita. La spazza via con un intervento davvero tempestivo. Ci provano ancora, non è finita. Bergwijn. Gran palla questa. Conclusione da cancellare. Ancora 3 minuti da giocare. Heung-min Son. Attacca il Tottenham in zona interessante. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Gol! Hanno pareggiato quando sembrava tutto finito, bravi a non mollare. Finale che torna in equilibrio pochi minuti dal termine. Vedremo e quale impatto avrà questo gol sul morale delle due squadre. Questo replay del gol, l'appoggiata praticamente in rete da pochi passi. Il portiere poteva farci ben poco. 5 pari, hanno trovato il gol del 5 pari. Quarto uomo esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Si riversano in avanti a caccia del gol partita, manca poco al termine. Hanno rischiato ma sono riusciti a recuperare il pallone. Bergwijn. Lo supera benissimo. Una parata incredibile. Vogliono il gol del vantaggio. Arrivano i saltatori. È un corner interessante. Occhio al corner. Finisce qui l'azione d'attacco. Interviene. E stava diventando pericolosa questa. È una questione adesso di energie, di voglia, di grinta, di cuore. Nei tempi supplementari.
può effettuare il cross. Primo tempo supplementare che ha avuto inizio, molta curiosità per capire chi aveva più benzina da spendere. Harry Kane. La gira su Bergwijn. Kane. Incredibile questa parata. Corner in aria. Buona lettura con rinvio lungo. Va di volo. Torstra. Nelson. Palla che viene intercettata. Buono il possesso palla degli Spurs. E c'è il gol, rimonta completata, ora sono in vantaggio. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, è il proprio marcatore. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato scampo al portiere. a 5 e chissà a questo punto che non si possa vedere altri gol in questa incredibile giornata. Prova ancora il Tottenham lateralmente. Prova ad andare. Grande intervento del portiere. Corner battuto in mezzo, pulisce l'area. È un Minson. Testa alta, prova il cross. Poco convinto in questo intervento, lascia lì il pallone. Interviene e sventa il pericolo. Possibilità di contropiede. Avanza verso la porta. Si guarda intorno. Superiorisqui. Devono assolutamente riorganizzarsi, hanno bisogno di energie anche psicologiche in questo match. Palla messa in mezzo. Se la cavano. Finisce così il primo tempo supplementare. Si riprende a giocare e ovviamente la stanchezza diventa un fattore dopo oltre 100 minuti di gara. Grande giocata. Mette in area di rigore. Lloris si esalta sul tiro ravvicinato. Pallone in mezzo. Pericolo sventato. Hanno la possibilità della ripartenza. Difesa avversaria piazzata male qui. La mette in area verso il compagno. Tiro murato. Sbaglia Kane qui. Malasia. Servito Kökçü. Orkun Kökçü. Non si arrendono, vogliono almeno il pari, può essere uno degli ultimi assalti del match. Ottimo il pressing qui. Respinge il portiere, pallone ancora buono. Pericolo scampato. Squadra di casa che è partita a mille, correndo davvero su ogni pallone fino a questo momento. Tentativo murato. Grande recupero in area. Apre profondo per il compagno.
Pallone profondo, pericoloso. Manovra gestita male. È finita, possono lasciarsi andare finalmente. Finisce in gloria questa lunga, meravigliosa avventura in UEFA Europa Conference League. Un successo partito da lontano. Ci hanno creduto e adesso possono festeggiare. Vincere un trofeo è sempre qualcosa di eccezionale, Pier. Una Coppa Europea poi ha un sapore ancora più speciale. Hanno compiuto una vera e propria impresa, sbarazzandosi di tutti gli avversari incrociati sulla propria strada fino all'apoteosi finale. Se lo meritano per quanto hanno fatto vedere durante tutta la competizione. I giocatori sfilano sul podio per la più attesa delle cerimonie, quella della consegna della Coppa. La UEFA Europa Conference League ha infatti un nuovo padrone. Si scherza, ci sono gli abbracci, ci sono queste istantanee che resteranno per sempre nella memoria dei protagonisti. Hai centrato perfettamente il punto, Pier. Questi sono momenti indescrivibili per un giocatore. Sono emozioni queste destinate ad accompagnarti per il resto della carriera, della vita, da raccontare un giorno ai propri nipoti. È giusto che si godano questi attimi fino in fondo. Giocatori che possono godersi i festeggiamenti con i propri tifosi, avevano questo obiettivo, questa coppa nella testa fin dalla prima partita e sono riusciti, Lele, a portarla a casa. Stadio in festa, il pubblico sugli spalti è letteralmente impazzito per questa vittoria, Pier. E tutta la tensione del prepartito è stata spazzata via dal fischio d'inizio e poi la cavalcata fino alla coppa. È arrivato il momento più bello, più atteso, quello delle foto con il trofeo, delle pagliette, dei fuochi d'artificio dopo una stagione lunga e faticosa. Chiusa la vincitori, si porta a casa questo trofeo e adesso è il momento della grande festa.